Nuova lezione del corso di iconografia, si ricomincia! Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi ricominciamo, sì, ricominciamo insieme un nuovo percorso, una nuova icona. Ancora non abbiamo terminato quella dell'Arcangelo Gabriele, ma la vedrete presto, la vedrete in contemporanea a questa dal momento in cui farò le vesti, perché assemblerò entrambi i passaggi in una lezione, una di seguito all'altra, per dare una sorta di continuità al corso. Oggi infatti incominceremo insieme una Madonna, la bellissima Vergine di Vladimir, la Madonna di Vladimir. Si chiamano Vergini della tenerezza perché il bambino è in atteggiamento tenero nei confronti della mamma. Le Vergini della tenerezza sono quelle in cui il volto del bambino è molto vicino al volto della Madonna. Ci sono tante tipologie di Madonne, molto presto vi parlerò di tutte. Intanto cominciamo questo viaggio insieme ponendo la nostra attenzione sulla doratura. Troveremo il supporto già preparato e il disegno già a posto. Andremo semplicemente ad apporre la doratura e mi fa piacere farvi vedere perché dovrò fare un gioco di traslucenze con questa doratura, cioè rendere un fondo unitario con differenti colori, il nimbo più chiaro e il fondo più scuro. Quindi spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere come si fa. Ed eccoci pronti per intraprendere questo nuovo viaggio iconografico con la Vergine di Vladimir, che già vedete tracciata e deturpata dalle manine sante di Insino, che si è divertito a segnarla e a fare qualche patapocchio sul manto. Nulla di grave, perché la tempera all'uovo ci permetterà di ricoprire tutto. Ci occorreranno i soliti strumenti: cuscinetto da doratore, oro zecchino, la spatola, il coltello da doratore, un buon pennello e tanta pazienza. Siete pronti? Cominciamo subito! Finito di apporre l'oro, faccio un saggio di lucidatura con una nuova pietra d'agata, una pietra d'agata piatta della linea Tintoretto, che si sta comportando benissimo. Quindi, fatto il saggio, procedo alla spolveratura. Una volta lucidato a specchio tutto lo sfondo, vado a rimuovere gli eccessi di doratura con il bisturi, cioè lì dove sono andata oltre o dove l'oro si è attaccato non dovendo, lo rimuovo raschiandolo via col bisturi. Tanto, non essendoci il bolo sotto, andrà via facilmente. Bisturi sempre inclinato, mai dritto, sempre storto, in modo da non tagliare la preparazione. Ora, su tutta la superficie dorata, diamo una mano di gomma lacca decerata. Da non confondere con la gomma lacca naturale, la distinzione ve la metto tra le schede informative dove c'è la I col pallino. Ora daremo una prima lacca con gomma lacca decerata e una seconda mano con gomma lacca naturale. Con la naturale può darsi che daremo anche una terza e una quarta mano, perché dovrò fare delle distinzioni cromatiche sulla doratura tra nimbo e sfondo e affiderò queste differenze tonali all'appunto differente cromia delle due gomma lacca. Quella a gradazione alcolica più alta, cioè questa, va messa sempre prima. Quindi do intanto una mano di questa e poi dopo sfioriscrutto lo sfondo con la gomma lacca naturale, che è di un tono molto più scuro rispetto a questa che è la decerata. Do una seconda mano con la gomma lacca decerata. Una
Una volta asciutto, segno leggermente con un bulino la circonferenza del nimbo. Ok, non so se voi lo vedete, questo segno che vedete non è inciso nell'oro, ma è semplicemente la gomma lacca graffiata che dà questa differenza cromatica. Quindi, qualora sbagliaste a tracciare la circonferenza, non vi preoccupate assolutamente, perché tanto potrete ritornarci sopra con un'ulteriore passata di gomma lacca. A questo punto usiamo la gomma lacca naturale, più torbida e più scura della precedente, e la mettiamo al di fuori dei nimbi, su tutto lo sfondo. A questo punto la differenza cromatica di doratura è palese. Abbiamo finito. Il nimbo risulta più chiaro, lo sfondo più acceso. Spero che vi sia piaciuto questo metodo di differenziazione dei colori dell'oro. Ora vi lascio e noi ci vediamo dopo. Visto che bello, anche con la gomma lacca si possono dare diversi toni al nostro oro. In più, alla gomma lacca può essere aggiunto anche del pigmento. Potreste aggiungere del pigmento rosso, del pigmento verde o del pigmento bruno per enfatizzare ancora di più lo stacco tra fondo e nimbo. Io ho preferito non farlo, ho preferito lasciarlo in purezza, ma volendo la gomma lacca può anche essere colorata, quindi andate tranquilli. L'importante è mescere bene il pigmento con la soluzione liquida. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Io so che vi piacciono i video di iconografia, so che però sono seguiti solamente dagli amanti. Bene, diffondiamo il messaggio, datemi una mano affinché questi contenuti non vengano affossati dai contenuti più easy presenti sul tubo. Come farlo? Apponete un pollice in su e condividete il video sulle vostre pagine Facebook e magari raccomandatelo a qualche amico. Sì, vi chiedo la raccomandazione, per questo non è un reato. Bene, grazie per l'aiuto che vorrete darmi e noi ci incontriamo sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto. Ciao, alla prossima volta!